Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi spiegherò come togliere i chili di troppo, senza andare in palestra, senza mettervi a dieta, insomma in maniera sartoriale. Scherzo chiaramente, ma ci sono delle tecniche e quindi anche degli escamotage da poter applicare su un capo d'abbigliamento per camuffare quel rotolino che non vogliamo far vedere, quella parte di noi che non ci piace, insomma, giocando proprio di sartoria. Prendo un vestito e vi faccio vedere che cosa si può fare per ottimizzare la vostra figura. Dicevo, e spesso abbiamo, come ho fatto io sul mio vestito, magari un po' di pancetta che non ci piace far vedere, perché poi normalmente i vestiti segnano di più, quindi bisogna trovare il punto giusto da riprendere sotto forma di drappeggio per creare movimento e quindi nascondere, camuffare quello che a noi non piace far vedere. Non so, in questo caso, nel mio caso, ho una cucitura laterale come anche questo vestito e quindi ho fatto sul mio vestito questo, però potrebbe anche essere invece da un'altra parte, non so. Alcune donne magari hanno un po' di pancia alta, quindi è il caso di camuffare la parte alta, per cui si provvederà a creare un motivo magari sulla parte superiore della ciccetta da coprire. E in ogni caso quello che andiamo a creare è una sorta di arricciatura, di drappeggio, che si fa con un pezzetto d'elastico oppure una cucitura fissa, come ho fatto io. Ho preso lungo la cucitura dall'interno, ho creato una travetta e quindi bloccato il mio tessuto. E per farvi ben capire, facciamo una cosa diciamo generica, e come in questo caso vorrò camuffare la parte diciamo della pancia, quindi concentrerò il mio tessuto sul fianco sinistro. Metto intanto uno spillo, ma il lavoro poi viene fatto alla macchina da cucire mettendo, come dicevo prima, l'elastico, oppure se non volete mettere l'elastico si può travettare dall'interno, come ho detto prima, bloccando il tessuto in eccesso. Allora, per farvi capire, questo è il motivo che andrò a fare per creare movimento e nascondere, ma lo stesso motivo lo posso ancora di più aumentare, vedete, creando proprio questa soluzione. Le proporzioni, le quantità da arricciare, da drappeggiare, quello potete stabilirlo voi da sole, però ricordatevi che in qualsiasi punto del vestito potete creare un motivo del genere per nascondere il difetto. Vorrò farvi vedere come alla macchina da cucire cucio e creo questo motivo. Ci trasferiamo alla macchina da cucire. Il punto che ho spillato è che adesso, tolto lo spillo, chiaramente dovrò cucire. Vi consiglio di scarabocchiare, perché letteralmente possiamo definire l'azione scarabocchio, all'interno a rovescio proprio la parte che ho spillato, vedete? È il punto, è il proprio riferimento, con il gesso appunto disegnate la parte, togliete lo spillo. E poi riprendete, vedete, questa è tutta la mia area da ammucchiare per poter creare il motivo. Quindi, con un ordine chiaramente un po' sartoriale, create delle pieghe e travettate. E ho gestito questa quantità, ma potrebbe essere di più, potrebbe essere di meno, però corrisponde al punto che vorrò nascondere. Poi cucite. La stessa soluzione la si potrebbe ottenere aggiungendo un pezzo d'elastico. Lo farò da un'altra parte, però solo per farvi capire che posso creare lo stesso effetto mettendo l'elastico. Prendo l'elastico e vi faccio vedere. La fettuccia elastica, tra l'altro più volte ho utilizzato questa pratica su altri tutorial, quindi andateli a vedere, e la posso sia incastrare su una zona che non ha cucitura oppure su un fianco. Questo, vabbè, c'è un passante,
lo faccio un po' più giù, ma tanto per farvi vedere il tipo di lavoro. Lungo la cucitura tirate chiaramente l'elastico in maniera tale che si ammucchi un po' la stoffa, vedete? Giro l'effetto è lo stesso ma fatto con l'elastico. Andiamo a vedere sul manichino il nostro risultato. Le due soluzioni, ma anche se in questo caso la seconda l'ho fatta semplicemente per far vedere il risultato, questa è cucita dall'interno, vedete, crea un po' di morbidezza, di leggerezza sulla parte insomma da coprire. Questa è stata fatta invece lungo la cucitura con l'elastico, ma la stessa modalità potrebbe essere sotto il seno, sul fianco, dietro, per il sedere, insomma giocate molto di effetti per migliorare la vostra immagine. E anche per oggi il nostro video finisce qui, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccare la campanella per essere informati ogni qualvolta il video è online, e fatemi domande, rispondo, seguitemi sui social e ricordate sempre, reshape your style.